L'anno scolastico è iniziato, le lezioni regionali sono alle nostre spalle, però quello che accade alla scuola ha veramente dell'incredibile. Nulla di positivo nei confronti degli studenti, nulla di positivo nei confronti delle famiglie. Le famiglie quest'anno, a causa del virus, sono state chiamate a firmare il cosiddetto patto di corresponsabilità. I dirigenti scolastici obbligano le famiglie di firmare e di farsi carico di ogni eventuale problema che può nascere da questa influenza. Non è giusto che una situazione del genere si riversi sulle spalle delle famiglie italiane e non è giusto il trattamento che i bambini stanno ricevendo dalle scuole, la scuola che doveva formare, la scuola che doveva portare per mano i nostri figli. Non fa altro che portarli per mano verso un declino, verso l'ignoranza più assoluta. Il Ministero della Pubblica Istruzione ci mette del suo con le forniture di questi banchi a rotelle che non fanno altro che dividere i bambini e non farli crescere e non farli avere quelle esperienze ludiche che sono importanti per la formazione dell'individuo di domani. Non promuovono la socializzazione, non promuovono quindi la condivisione con il proprio amichetto. Si creeranno rapporti brevi, di poca durata, non andranno a consolidare le amicizie. Tutto sembra muoversi verso un eterno discount, una società sempre più liquida, una società che ci vede sempre più consumatori, una società che vuole spogliarci di ogni costume e di ogni valore. È per questo che a breve vedrete me e i miei amici nelle varie piazze d'Italia a firmare delle petizioni che metteranno in condizione, spero qualora voi ne siate tante, metteremo in condizione il Ministero della Pubblica Istruzione nel ritornare sui propri passi e di far vincere la ragione. Ci risentiremo molto presto su questo tema e non vi lascio soli, perché io ho deciso di essere a fianco del popolo, a fianco del giusto. Insieme siamo origine.